Allora, Dimma, dunque. E niente, diciamo che un altro sistema, cioè sono le creme, queste cose, molto spesso costosissime. Sì. Si può anche risparmiare, questo è un credo. Però con questi trucchettini della nonna? I trucchettini della nonna funzionano. Che non sei tu, Vilma, non volevo dire. No, allora però niente. Funzionano. Allora. Intanto alimenti assolutamente benissimo, naturali. Una crema per fare una maschera, cioè idratante. Una maschera idratante. Bene. Che poi va tenuta una ventina di minuti, sì, anche di più se ce la fate, e quella fatta con le banane. Le banane. Allora dobbiamo prendere due banane, sì, naturalmente sbucciarle, sottinteso, e poi con le due banane, sì, ci servono due cucchiai, adesso vi mostro, di yogurt. Due cucchiai di yogurt. Ecco, guarda, due cucchiai di yogurt. Li allora mettiamo lo yogurt. Due cucchiai di miele, il miele, ecco così, appiccicherà un po' la cosa, no? Ma fa bene, non preoccupatevi, Vilma, fa idrata. Bene, poi dopo ci puliamo la faccia. Sì. Allora, le banane le tagliamo prima a pezzetti, bene, poi dopo ci vuole un frullatore, sì, che sicuramente in casa avete, chi non ha un frullatore in certo. casa, dobbiamo frullare molto bene questo composto, fatto, vi ricordo, con due banane, due cucchiai di yogurt e due di miele. Lavoriamo, e poi ce lo spalmiamo e poi ce lo mettiamo sul viso, tac 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 tac. Una ventina di minuti. Non saremo molto belle. Non fa niente. Non toccateci, perché appiccichiamo. Ma noi lo facciamo quando siamo in casa da sole. 20 minuti, poi con acqua fredda, sì, sciacquiamo molto bene. Mi raccomando, 20 minuti state lì belli tranquilli. Sì, va bene. Però Mino come dice, trasferiamo questi 20 minuti, Evelina? Diamo, non so, una tisana da bere, un centrifugato. Certo. Cosa possiamo consigliare in questi 20 minuti da far passare? Si può utilizzare anche il beneficio della vitamina C facendo una bella tisana con la rosa canina, per esempio. Mm-hmm. Intanto che aspettiamo, che favorisce, ci prepariamo la tisana. Ecco, allora, il mantenimento della pelle, dell'elasticità, perché sì, la vitamina C è un precursore del collagene, quindi più ne beviamo o ne mangiamo con i cibi, meglio è per la nostra pelle, per mantenerla elastica. Senti, Corinne, sì, tu usi un po' tutti questi rimedi naturali? No. Ti fidi, davvero? No, non mi fido. Ma tu sei di quelle che spendono 300 euro per una crema? Per piacere, dimmi, sì, di no. Sì. Oddio, a questo punto mi odieranno. No, sai perché, Vilma? Perché io quando vedo queste ricette, mi piace, le leggo anche sui giornali, mi piacciono, sì, molto, ma è una cosa lunga. Io sono sempre in viaggio. Poi devi tagliare, devi fare. Allora, adesso invece stai facendo un'altra cosa. Per le rughe. Attenzione. Questo mi raccomando. Bene. Data l'età di mia e di qualcuno che ci sta guardando, le rughe aumentano giorno per giorno. Allora, questo è un rimedio particolarissimo. Sempre una maschera, vero, sempre Vilma? Sempre una maschera, va questa bene, appiccica un po' meno. Prendiamo due mele, sì, le sbucciamo, togliamo il torsolo, le tagliamo a tocchettini e poi abbiamo bisogno di... Sempre del nostro aspetta yogurt. Aspetta, che dovrei avere qui un altro cucchiaio. Dove l'abbiamo messo? Fa niente, ecco, usiamo questo. Non lo yogurt, questa volta la panna liquida. Quella panna che compriamo, quattro cucchiai di panna, questa è ancora più semplice. Panna fresca. Frulli tutto. Sempre il nostro bellissimo frullatore, sì, quello del quale abbiamo parlato prima. Sempre maschera, bella tranquilla. Poi ci spiegheranno le nostre amiche cosa facciamo. Magari ci mettiamo a leggere un bel libro, perché no? Ma ascoltiamo della bella musica. Se tu hai gli occhi chiusi con la maschera, come lo leggi il libro? No, allora dai, ascoltiamo della bella musica. Barbara! Senti! Le usi, senti? Barbara, dimmi! Tu sempre... Io sono una di quelle che fa tutte queste papocche e devo dire che mi piace tanto. Per esempio, io uso il miele da solo, lo metto sul viso e poi tiro così, sì, perché questa attiva la circolazione. La pelle poi che dopo si metto, sì, e poi dopo metto lo yogurt. O metto il chiaro dell'uovo per fare una maschera che proprio tira tutto il viso in su. Poi nella vasca da bagno io metto l'olio d'oliva. Poi uso il sale. Corinne, ciao! Ciao, amore! Grande! Adesso c'è anche Barbara, lo farò anch'io, perché il risultato è splendido. Poi lo metto il sale con l'olio e faccio tutto, gratto tutto il corpo per fare il peeling. Eccolo! Barbara, eccolo qui! Avevamo già preparato l'olio d'oliva e il sale. E infatti con questo intruglio
olio d'oliva, adesso vabbè faccio così ma non è logico, sì. L'olio va meno, più olio meno sale, lavoriamo bene bene e ce lo mettiamo sulla pelle, questo piano piano ed aspettiamo. Se vi dà fastidio l'odore dell'olio d'oliva sul corpo, fate come me, usate l'olio di mandorle. Ma che bella idea, perfetto! Allora, forse abbiamo allora, dato un consiglio. Consiglio utilissimo, utilissimo naturale, economico e che funziona. Andiamo a vedere. Guarda, hai visto? Hai fatto un bravo! Io non avevo tempo! Ma l'uomo di casa fa questi lavori. Adesso che facciamo? Ti fai la maschera con questo? Io? Sì. No, io faccio le maschere con il limone. Ah, ho capito. Beh, ma quanti trucchi, sì, segreti? Vitamina C. Grazie, acido glicolico. Bravo, un po' bravo. Di arancia magari per... per addolcirlo. Anche un sulle po'. Mani. Anche molto sulle mani. Bene. Il succo di limone. Questo andrà bene anche sulle mani. Questo... Io le mani un po' domani porto oggi. Dei limoni. Si assaggia per capire se è giusto il... Si assaggia, ma penso che sia anche buono, no? Vuoi assaggiarlo? Mai... No, io no. Banane, scusate, miele e yogurt. Posso intervenire? Io vorrei vedere com'è il look finale della nostra Anna. Ex Shakira a questo punto. Vai,